Allora, buonasera Garrison, benvenuto su Different Magazine. Mm-hmm. Siamo qui alla presentazione del libro della maestra, perché sì, bisogna chiamarla maestra. Come mai ha scelto proprio lei per questo giorno speciale? Allora, lei mi ha chiamato per venire e accompagnarla in questa avventura nuova sua, e l'ho detto volentieri, anche se avevo un altro, volevo venire perché abbiamo un percorso 40 anni insieme, non solo con danza, con famiglia e tutto quanto. Allora poi mi ha chiamato per venire, ho detto dai, leggo qualche cosa del libro e commento. L'ho letto stamattina e ho scoperto che c'è un capitolo proprio che parla di me. Io ero sconvolto, non immagino, sì, immaginavo un ringraziamento, non così, allora, cioè, lei è una persona molto speciale e penso che la cosa... Io sono di cuore e tutti mi vogliono bene perché ho il cuore e sono simpatico e accetto. E lei lo vogliono bene perché è una maestra severa, che ha il nostro modo da fare, sì, diciamo l'opposto, il nostro modo da fare piace perché è vero, non c'è niente finto là, capito? Allora, a stare con Ale oggi a festeggiare questo lo faccio volentieri. Ma lei è impegnata anche in un altro grandissimo progetto, perché è proprio in un musical, sì, teatro. Allora ho lasciato Amici per fare l'attore, ma quando ho lasciato Amici non solo per quello, era ora che andavo via perché il mio percorso là era finito. Eravamo consapevoli di questo perché avevo altre cose da fare, però attore invece ce l'ho fatta e ho fatto protagonista nel musical Fame, Saranno Famosi, con tanto successo. E mi stanno già trattando per il prossimo anno per fare di nuovo, perché Canito e Fabrizio Di Fiore hanno azzardato, perché volevano un maestro un po' come me, però non sapevano che sapevo cantare o recitare. E quando Canito mi ha sentito cantare ha fatto così, non sapeva che ho scelto una canzone Cavallo di Battaglia. Era divertente. Allora, sul mio percorso come attore, io dico a tutti i miei coetanei, la vita comincia a 68. Ecco, quindi c'è tempo per tutti, sì. C'è tempo. Sì, sì. La danza è passione, ma soprattutto tante rinunce. Sì. Sicuramente da bambino a tantissime cose ho dovuto rinunciare. Sai che cos'è? Vanno in secondo piano queste cose qua. Hai una passione, sei fortunato di riconoscere la tua passione e lo trovi e puoi coltivarlo, già fortunato. Le cose come questo diventano superflue, cioè diventa una cosa che non... Magari al momento è una tragedia, però poi quando arriva quel primo successo, magari anche superando un momento difficile nel proprio danza e lo fai funzionare, tutto il resto diventa... Non mi ricordo neanche. La danza è stata anche un po' la cura nei momenti bui e difficili. C'è un momento proprio in particolare in che TV, la danza dici? In generale nella vita. Allora, io ti dico che la danza mi ha salvato la vita. Io ho cominciato a ballare quando avevo 13 anni e frequentavo gente brutta, ma brutta, no? Nel senso, cioè, stavo prendendo una strada un po' particolare. Quando ho scoperto la danza, da un giorno all'altro mi è cambiato da così occhi, così. Non solo avevo trovato una passione, a scuola tutti i miei esami cominciavano ad andare bene, talmente bene che quando avevo scelto un'università, avevo scelto l'università più importante nel mondo del arts, performing arts, si chiama Southern Methodist University in Texas, e mi hanno dato un borso di studio. Soddisfazione. Allora, è tutto grazie alla danza.